Ok, al punto numero uno abbiamo il nuovo ordine del giorno, esame della promozione del rendiconto della gestione finanziaria e inizierei anche il numero 3, approvazione di variazione del bilancio di previsione 2012 che sono uno propedeutico all'altro. Passerei la parola al responsabile finanziario. Buongiorno, il rendiconto 2011 si chiude con un avanzo di amministrazione di 24.446 euro, di cui 21.316 vincolati e sono derivanti da proventi alienazioni di area o di documentazione per le architettoniche. Restano liberi 3.130 euro non vincolati che dovranno essere utilizzati in sede di assestamento del bilancio corrente per finanziamento di nuove spese. Il rendiconto si chiude altresì con un fondo di cassa pari a zero. In effetti però l'anticipazione di cassa al 31 dicembre ammonta a 213.613 euro. L'andamento della gestione 2011 si può riassumere così. Rispetto agli stanziamenti di bilancio in entrata, 3.740.000, sono state accertate entrate per 2.354.000. Per quanto concerne la spesa, sono state impegnate invece 2.521.000. Per quanto riguarda le entrate, si può affermare che le entrate tributarie sono state realizzate al 96%, corrispondente al quanto previsto al bilancio. Erano previsti 800.000 euro, ne sono stati accertati 767.000 e riscossi 721.000. E non sono state aumentate le tariffe. I trasferimenti erariali sono stati superiori alle previsioni di bilancio. Sono stati accertati 12.797 euro contro gli 11.000 previsti a bilancio e sono stati incassati tutti. Mentre non sono stati accertati contributi o trasferimenti corretti da parte della regione e la previsione iniziale invece era di 15.000 euro. Il totale degli accertamenti del titolo secondo è stato pari al 77% rispetto alle previsioni, mentre le entrate extratributarie si è riscontrata la differenza maggiore fra previsione di 320.000 euro ed accertamento di 209.000 euro e la riscossione di soli 86.000 euro. I punti di criticità del nostro rendiconto possono essere così riassunti. Rispetto alle previsioni iniziali si sono evidenziati meno 25.000 euro di proventi ICI, meno 24.784 di mancati proventi escavazioni cava di calcare, meno 9.600 euro di proventi del servizio idrico integrato, meno 35.000 euro di riscossione credito IVA e meno 254.671 mancati proventi concessioni edilizie. Questa è la voce che ci procura più problemi perché finanziano quasi tutte le spese correnti. Di contro su 1.215.000 euro di previsioni di spesa corrente ne sono stati impegnati solo 1.039.000 con un'economia un risparmio di 175.000 euro. Le principali opere finanziate e rendicontate in questo consuntivo sono i lavori di sistemazione Valle dell'Inferno per un importo complessivo di 160.000 euro, di cui 133.000 finanziati con contributo regionale e 26.730 con avanzo vincolato. L'asfaltatura strade comunali per un importo complessivo di 29.355, di cui 23.000 provenienti dalla produzione di cassa per opere di urbanizzazione Piaglio Marconi, 5.000 con proventi concessioni edilizie e 1.033 contributo in investimenti. Infine l'acquisto dell'autovettura per la protezione civile, 22.969 euro, finanziata con contributo regionale in conto capitale per 18.000 e la differenza con contributo sviluppo e investimenti. Completamento impianti sportivi per un importo di 22.000 euro, finanziati completamente con fondi comunali, derivanti da avanzo vincolato per opere di realizzazione di barriere architettoniche. Inoltre poi sono stati realizzati alcuni piccoli interventi di minore importanza, meglio illustrati nella relazione allegata che accompagna il rendiconto, per una spesa complessiva del conto capitale di 279.556 euro. Non sono stati assunti mutui, avendo esaurito la capacità di indebitamento dell'ente per l'anno 2011 e per i successivi esercizi. Inoltre, il debito residuo a fine 2011 ammonta a 3.476.795.000 euro contro i 3.640.322 che erano a fine 2010.
Le spese correnti sono state di 1.039.000 euro, di cui il 21% circa per spese di personale, il 14% circa per interessi passivi per mutui. La spesa complessiva per il pagamento dei mutui è stata di 308.000 euro. Infine il conto del patrimonio, che si chiude con un totale dell'attivo di 8.539.498 ed un patrimonio netto di 3.926.52. Infine, la revisione dei conti, dottoressa Antonelli Silvia, ha rilasciato il parere favorevole alla correzione del rendiconto, così come proposto dalla giunta Farisei, senza alcun rilievo. Ok. Se non mi sono... Quanti sono ancora di voi? Quanti quei 9.000 euro di dici di mancata entrata al servizio idrico? Cosa dicono? Io non lo so. Sì, quando abbiamo chiuso... il rendiconto, quando abbiamo chiuso il bilancio, avevamo previsto una certa cifra di ruolo di servizio idrico. Poi invece quando il ruolo è stato approvato effettivamente molto tempo dopo, prevede una cifra inferiore. Ma perché dici che è un po' contato nella previsione? Perché con il ruolo di servizio idrico dipende dalle letture che fai, ho sempre fatto le stesse previsioni, però dipende da quant'acqua si consuma, eccetera, eccetera, quindi sì, 2.600 euro di differenza sulle previsioni. Ci sarebbe però manco qualcosa, diciamo. No, perché poi comunque le somme iscritte a ruolo sono state tutte accertate e adesso provvederemo alla discussione. Era proprio la previsione iniziale che si è rivelata. E invece il discorso di 25.000 euro, quello un po'. Beh, quello è un po' diverso, esatto. Comunque, scusate. Il consumo dell'acqua, un po' come il consumo dell'energia elettrica, no? Che serve anche per misurare il PIL piuttosto che l'azienda. Questa riduzione dei consumi rispetto agli anni scorsi vuol dire uno magari che stanno risparmiando qualcosina di soldi, ma insomma non credo tanto. Due, che c'è molto meno flusso. Sicuramente c'è stato meno flusso turistico, infatti abbiamo avuto anche una minore spesa per quanto riguarda i rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, che è in questo momento più oggettivo. Molto più oggettivo. Ovviamente negativo. Beh, no, è proprio la tu dici, spendo di meno perché è cosa, però il caso è di meno sul diretto, e poi c'è tutto il resto. Giusto per informazione al Consiglio, siccome noi dobbiamo dei soldi alla provincia per il contributo FRISL che avevamo ricevuto, ma per contro la provincia non ci ha erogato i suoi due contributi di 95.000 euro circa, 89.000 euro circa per contributi assegnati sulle strade agro-silvopastorali di lavori realizzati nel 2010 e nel 2009. A fronte di questo noi ieri abbiamo comunicato alla provincia e anche al Presidente che noi sospendiamo i pagamenti fino a quando loro non pagano noi, perché è inutile andare a pagare l'ente che ci deve dei soldi. Noi dobbiamo loro 14.000 euro e loro ci No, 14.000 euro di rimborso rate finanziario. Allora, in questa maniera vogliamo, è anche una provocazione per far rendere conto a loro di come la situazione qua è sostenibile per noi. Vediamo, non lo so, sicuramente... Abbiamo anticipato i soldi alle imprese che la provincia ci deve dare. Sicuramente farà scalpore. Magari in anticipazione di cassa e ci porta delle spese per interessi che sono quelle che Era in dubbio anche il responsabile del servizio finanziario se fare questa lettera o meno. Anch'io qualche dubbio ce l'ho, perché sicuramente scateneremo qualche reazione da parte dell'amministrazione provinciale. Vorrà dire che ne discuteremo nelle sedi opportune. Sì. Però d'altra parte è il minimo, scusate. Ma secondo me se dovessimo andare sempre un po' in giro, noi ci diamo quei soldi, ma figurati quanti comunque non ci riusciamo a essere peggio. Il problema è che sapendo che non venivano quei soldi lì non si facevano delle opere, adesso le opere sono fatte, sono
sono pagate da parte nostra. Anticipate. Siamo scoperti in banca, come si dice. E stiamo pagando gli interessi su quelli. Dici? I solleciti della provincia sono stati fatti prima di arrivare a questa epoca. Sì, ma è una cosa che la provincia è proprio la linea che sta in tensione, che non è una dimenticanza o è qualcosa con sta facendo così con tutti, anche se sono consapevoli, sta mettendo in difficoltà tutti. Bene, io farei anche le gare. Non puoi passare la promozione. Ah, ok, allora facciamo. Se non vi sono altri interventi favorevoli. Sei. Aspetta che contare nessuno, non abbiamo così immediata eseguibilità. Dico il mani di fare. Immediata eseguibilità. Ma non è più. Favorevoli? Sei. Aspetta che contare nessuno.